un grandissimo piacere avere qui con noi allo stand del gioco del lotto Ferzan Ospetek. Ferzan, cosa ne pensi di questa iniziativa? Mi piace molto oggi, da quando sono venuto qui, però, nel senso che l'idea dei provini mi metteva un po' il sospetto, perché poi sai, sempre uno pensa di incontrare un disastro di recitazione, di persone, delle situazioni, perché il mondo del cinema sono anni e anni che sento sempre i provini, stage, le cose così. Oggi è stato... magari martedì che ritorno magari non sarà come oggi, però oggi è stata molto bella, nel senso che ho visto un attore, quattro dai credo una quindicina, non so, cinque sono, di cui due sono molto molto bravissimi, cioè ti dà una, come vedere un bel film, no? Ti dà una bella sensazione, questo è stato oggi, bella, una bella sensazione. Sapresti dirmi delle caratteristiche fondamentali che deve avere un attore? Non potrei dire, perché diventa veramente una cosa, un preconcetto di non ci sono regole, non ci sono soprattutto nella scelta dei ruoli di un film non ci sono mai le regole. Insomma, io ho avuto degli attori che non avevano mai fatto attori, ho avuto degli attori che avevano fatto tantissime cose, dipende. Ho avuto la regina del teatro del cinema italiano, come ho avuto uno che aveva vinto Luca Argentero, che non aveva fatto niente, insomma, però poi il Grande Fratello, non mi ricordavo il nome. Quindi insomma non ci sono mai delle regole fisse? No, non ci sono le regole. E invece ti volevo chiedere, cosa pensi di YouTube e dei social network in generale come trampolini di lancio per affermarsi come attore? Trovo stupendo, mi piace molto. Ma se ogni occasione comunque, no? Almeno che non sia una cosa irritante, sono a casa, sto facendo colazione, la mattina sono le 8, a un certo punto io e il mio amico stiamo facendo colazione, sento un movimento, mi giro e sotto la porta di casa arriva un foglio così, insomma, e mi alzo, vado a vedere, erano delle foto e un curriculum di un attore. Lì mi sono irritato tantissimo, e è una lettera, dice: io sono al bar Andriotti, ti aspetterò fino alle 10, se passi così voglio fare vedevo e ti voglio parlare e vedrai che sono un bravissimo. Insomma, mi fa tutto un discorso, un delirio. Quello a me mi irrita molto, trovo molto esatto, ma... però molto, perché ti senti all'improvviso. Ti senti all'improvviso così, ti fa male quella cosa. Invece ho visto su YouTube, per esempio, degli attori, dei corti, quelli sono utilissimi, sia per un regista, sia per un attore, che sono delle cose che ti puoi esprimere veramente in mille modi, uscire in qualche modo, no? Che ci sono degli attori che hanno fatto delle cose lì da soli e poi sono stati protagonisti, hanno fatto delle cose così. Cosa c'è di positivo nei giovani aspiranti attori? Quindi possiamo dire appunto questo nuovo modo di esprimersi, no? Utilizzare i social network. Invece cosa manca però? Cioè, se secondo te c'è qualcosa che... Manca, non lo so, io vedo sempre quello che c'è di utile, di buono, di... Secondo me non deve mai essere una cosa... poi ci sono delle situazioni che tu stai in un posto, in un pub o da qualche parte che sei andato a una festa, una cosa, all'improvviso o l'attore o l'attrice si mette... A un certo punto mi accorgo che c'è questa persona che sta così qui, no? Da una parte. Poi sto parlando, poi vedo la persona che sta lì fingendo di guardare da un'altra parte, che dico: questo è un attore o questa è un'attrice, perché non si avvicina, non si presenta, però ti si mette davanti, no? In qualche modo fa, cerca di attirare, fa anche molta tenerezza, ma giustamente, perché poi tu devi considerare sempre che gli attori, io dico, sono creature di un'altra terra, nel senso che non sono delle persone che
normali, nel senso tra virgolette, dico, non sono quelle persone che magari una battuta, una parola detta sbagliata o detta bene, o stanno male tre giorni o di una cavolata magari sono felicissimi, contentissimi. Ricordiamoci che li seppellivano fuori del cimitero in Inghilterra, insomma ci sono delle cose. Gli attori sono delle creature di un'altra terra, quella però, cioè, io li amo molto, però non sono delle persone comuni, ecco. Grazie mille per la tua disponibilità, noi per il momento abbiamo concluso.